Harry, ti andrebbe una birra? Sì, certo, purché non perda l'ultimo spettacolo. Vai al cinema? E che film è? Fantascienza, un'avventura nello spazio. E che succede lassù? Quello che capita qui. Amore, morte e televisione. E perché ti piace? Perché è tanto lontano. Sì? È l'ispettore Derrick. La prego, mi aiuti. Mi aiuti, ho paura. Ma chi parla? Mi chiamo Helga Soder, Dolomitenstrasse 10. Mi aiuti, la supplico, vogliono uccidermi. Chi? Chi è che vuole ucciderla? Non lo so, ma mi hanno seguita in macchina e stanno aspettando fuori. Mi dica chi la sta aspettando. Ma le ho detto che non lo so. La scongiuro, venga subito. Eccoli, sono saliti, sono davanti alla porta. Non apra a nessuno, un minuto e siamo da lei. Pronto? Pronto, è ancora in ascolto? Pronto, la prego, risponda. Helga Sodern, Dolomitenstrasse. Numero 10. Le dobbiamo dare retta? Andiamo a dare un'occhiata. Sarà una presa in giro? Sì, chi è? Polizia criminale. Che aspettava ad aprire? Siete qui per la telefonata? Infatti. Sì, ha telefonato una donna, era terrorizzata, ha detto di chiamarsi Soder. Sì, sì, vedete, il fatto è che... Beh, mentre ci spiega com'è andata, le dispiacerebbe farci entrare. No, no, entrate pure. Dov'è la donna che mi ha telefonato? È di là, Helga. Prego, venite pure. Sei contenta adesso? È arrivata la polizia. Certe volte non capisco cosa le dice il cervello. È lei che mi ha telefonato? Sì. Sì. Io me l'aspettavo. Adesso arriverà una volante a sirene spiegate. È lei Helga Sodern? Sì. Posso vedere i suoi documenti? Ma scusi, a cosa le servono i suoi documenti? Non l'ha sentita. Lei ammette di aver telefonato ed è anche disposta a spiegarvi il perché. Allora, perché mi ha telefonato? Beh. Se permette, io... No, stia zitto. Ma glielo posso spiegare meglio di lei? Helga ha troppa immaginazione e anche troppa paura. E quando capita che l'immaginazione si mescola con la paura, ecco che nascono tutte quelle allucinazioni da cui lei non sa come fare a difendersi. Che tipo di allucinazione ha avuto? Io... credevo che... Lei credeva di essere inseguita. Vedeva sempre un'auto dietro di sé. E poi... Perché non la lascia parlare? Credevo che un'auto mi seguisse. Non solo oggi, anche nei giorni scorsi. Era sempre la stessa auto e c'erano due uomini dentro. Se io mi fermavo, si fermavano anche loro. Fantasie, sono solo fantasie. Poi, quando stasera ho accostato la mia macchina davanti al portone, hanno accostato anche loro e sono scesi. E non appena ho visto che venivano verso di me... Sono corsa in casa. Si era messa in testa che quegli uomini volessero entrare qua in casa. Sentivo dei rumori dietro la porta. Mentre lei mi parlava al telefono, ho sentito suonare e aprire la porta. Sì, perché io sono arrivato in quel momento. Quando sono entrato, l'ho vista così terrorizzata e allora le ho domandato cosa fosse successo. Ah, sì? A me era parso di sentire altre voci. Sì, entrando ho scambiato qualche parola con degli inquilini che scendevano per le scale. Bene, ma a questo punto le sarei molto grato se ci dicesse chi è lei. Ah, certo, mi chiamo Hassler, Udo Hassler. E abita qui? No, io no. Però ha le chiavi di casa. Sì, beh, ecco, noi siamo amici. Senta un po', signorina. Lei come fa a conoscermi? Da chi ha avuto il mio numero di telefono privato? Di regola, quando la gente ha bisogno di aiuto, chiama il 110, mi pare. L'ha avuto da un amico. E così
era tutto un sogno. Non l'ha seguita nessuno in macchina, né ieri né oggi. E la sua paura che volessero ucciderla era ingiustificata. Sì, e si scusa per avervi scomodato a torto. Le dispiace molto, dovete crederle. Lasci che sia lei a dirlo. È vero che le dispiace? Sì. Ha ancora bisogno di noi? No. Bene, allora noi ce ne andiamo. Buonanotte. 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 Vi accompagno. Grazie di essere venuti subito. Oh, non c'è di che. Ma mi dica, che mestiere fa, signor Hassler? Io studio architettura. Ci vuole fantasia. Fantasia? Sì, modestamente è il mio forte. Già. Buonanotte, signor Hassler. Buonanotte. Doveva sempre mettere bocca su tutto quello. Forse è più forte di lui. Oppure ha un motivo. Ah, buongiorno. Buongiorno, Stefano. Harry, da dove vieni? Ho fatto colazione alla mensa. Da retta un amico, stanne lontano. Perché? La trovo così comoda. Sì, sì. Ti ruberà anche quel poco di vita privata che ti resta. Quel poco che consiste nel farmi il caffè da solo la mattina? Sì, hai capito benissimo. D'accordo. Sono arrivati ora. Bene, sarà fatto. Mi spiace, ma dovete uscire di nuovo. Hanno ucciso una donna. Una ragazza in Dolomitenstrasse? Come ti viene in mente? No, questa è una donna anziana. Maria Simca, Tengstrasse 17. Sembra sia stata strangolata. Scusami, ma ho ancora in testa quella ragazza. Presenta dei segni di strangolamento, ma non sono molto profondi. Io escluderei la morte per soffocamento. Potrebbe aver subito uno spavento così grande che le ha causato un infarto. Comunque ne sapremo di più dopo l'autopsia. Grazie, dottore. Prego. Stefan. Sì? Maria Simca era del 38, viveva da sola, era ragioniera e attualmente senza lavoro. Chi l'ha trovata? Il figlio. È venuto qui stamattina. Lei non apriva e così ha fatto forzare la porta. Dov'è adesso? Nella stanza qui a fianco. Sì, grazie. Ah, Meyer? Dottore? Sì? A quando risale la morte? Prima di mezzanotte. La ringrazio. Prego. Il signor Simca? Ludwig Simca. Mi dispiace per quello che è successo a sua madre. È stato lei a trovarla, vero? Sì. La casa apparteneva a sua madre, ma la prego, si siede. No, era in affitto. Qual è la sua professione? Io sono magazziniere. Al momento senza impiego. La mia ditta purtroppo ha chiuso. Mi dica, veniva spesso a trovare sua madre? No. Ieri sera le ho telefonato diverse volte e lei non rispondeva. La cosa era insolita. E stamane sono passato a vedere. È vero che l'hanno strangolata? Sì, anche se dovrà essere l'autopsia a confermarlo. Sa se era sofferente di cuore? Sì, lo era. Aveva anche avuto un infarto circa 3 anni fa. Stamane, quando è arrivato qui, com'era la porta d'ingresso? L'ha trovata intatta? Sì. Non ricorda se era chiusa a chiave? No, era soltanto chiusa. Ciò vuol dire che l'assassino è stato fatto entrare da sua madre. E vuole anche dire... C'erano tracce di aggressione? O roba sottosopra, come se qualcuno avesse rovistato in giro? No, per niente. E allora sua madre lo conosceva. Non sa quali persone frequentasse. Beh, mia madre non aveva un gran giro di amicizie. Solo pochi vecchi colleghi di lavoro. In genere se ne stava per conto suo.
Signor Simca, chi può aver fatto visita a sua madre ieri sera? Chi poteva nutrire per lei un rancore tanto grande da volere la sua morte? Non ne ho idea. Ci sono 3 bicchieri sul lavello della cucina. Ci sono impronte? Nessuna, tutte cancellate. Mm-hmm. 3 bicchieri? Già, pare che la vittima abbia ricevuto in casa 2 persone ieri sera. Uh-huh. E che dice il figlio? Poco o niente, non si sbottona molto. Sì, come un'altra persona. Come? La ragazza di ieri sera. Già, è vero. Non c'è più. Dove è stata portata? Come le ho già detto, non sappiamo ancora quali siano le cause della morte. Ah, sì, certo. Non appena la salma sarà disponibile per il funerale, l'avvertiremo subito. Sì, grazie. Posso andare adesso? Ma certo. Mia moglie e i ragazzi non sanno ancora niente, quindi se permette. Ah, scusi, l'indirizzo ce l'ha dato? Sì. Bene. Signor Simca, un'altra cosa. Le dice niente il nome di Helga Södern? Sì, è stata la segretaria di mia madre. Ma perché me lo domanda? Non importa. Non ha nessuna importanza. Vada pure. Grazie. Curioso. Conosceva quella ragazza. Perché glielo hai chiesto? Sei tu che me l'hai fatta venire in mente. E poi c'è un'altra cosa. Helga Södern aveva parlato di 2 uomini che la seguivano ieri sera. E qui ieri c'erano 2 visitatori. Che sia morta anche lei. Cercate la signorina Söder? Sì. Non è in casa, l'ho vista uscire questa mattina con le valigie. Era assieme a un giovanotto? Sì, probabilmente sono partiti. Uh-huh. Facciamo un salto da lui. Buongiorno. Allora? Che le succede? Ha perso la voce? No, no, perché... Che cosa posso fare per voi? Può farci entrare. Sì, certo, accomodatevi. Buongiorno, signorina Södern. Buongiorno. Veniamo ora da casa sua. Evidentemente lei non c'era, ma un'inquilina ci ha detto di averla vista partire. Partire? Ma cosa dice? Chi è che gliel'ha detto? È vero o no che è uscita portando con sé le valigie? È che si è trasferita qui. Io posso spiegarvi ogni cosa. Forse può spiegarcelo da sola. Sì, certo, ma non vi direbbe più di quanto vi dico io. Ah, sì? Sì, lei è ancora sotto l'effetto di quelle allucinazioni che ha avuto ieri sera. Per questo le ho detto, vieni qualche giorno da me, giusto il tempo necessario per renderti conto che sono solo fantasie. Mi sembra così strano. Conosce Maria Simca? Allora? Che c'è? La conosci o no? Sì, sì. Certo, conosco Maria Simca. Era la tua capufficio, se non ricordo male. Volete dire la ragioniera, vero? Sì, precisamente. La ragioniera. Certo che la conosce. Le ha fatto da segretaria. Perché gliel'ha chiesto? È stata uccisa poche ore fa. La signora Simca è morta. Come uccisa? E chi è stato ad ammazzarla? L'assassino, o meglio, gli assassini sono ignoti. L'hanno strangolata. Strangolata? Quando, di preciso? Ieri. Ieri sera, di preciso. Verso le 10 o le 11. Ieri sera, dice? Sa, anch'io conoscevo bene la signora, lei... Era una donna molto simpatica e con me, con noi due, è sempre stata molto buona. Lei non sa quanto ci sconvolga. Sì, sì. Questo si vede. Ma non ha un figlio? Come si chiama, scusa? Ludwig. Esatto, Ludwig. Ludwig Simca. Ed è stato avvertito? Oh, sì. È stato lui che ha scoperto il cadavere. Ah, sì, e gli avete già parlato? È ovvio che gli abbiamo parlato. E lui che cosa vi ha detto? Niente, non riusciva a trovare nessuna spiegazione.
La signora Simca ha ricevuto la visita di due persone ieri sera. Due. Che certamente conosceva. Due? Due persone? Sì, ha capito bene. Che cos'è? Forse è meglio che si metta a sedere, signorina. Sa, Helga era molto affezionata alla signora Simca. La signora la trattava quasi come una figlia. Doveva vederle come andavano d'accordo loro due. Vuoi che ti porti qualcosa, Helga? Un bicchiere d'acqua, un calmante? No, no, niente. Forse hai voglia di stenderti. Io non credo che i signori abbiano qualcosa in contrario. Lo vedete anche voi, no? Che stato è? Vieni, ti porto a letto. Aspetti un momento. Davvero lei crede ancora che ciò che ieri sera ha spaventato tanto la sua amica fosse un'allucinazione? Beh, io... Due persone la seguono fin sul pianerottolo e sempre ieri sera due persone vanno a fare visita alla signora Simca. E se fossero le stesse persone? Direi che è lecito sospettarlo, visto che la sua amica e la signora Simca si conoscevano. Ed erano così intime. Che cos'è che le accomuna? Ma perché lo chiede a me? Si alzi un momento, per cortesia. Chi erano i due uomini che ieri sera le stavano alle calcagne? Sono sicuro che lei lo sa. Che cosa vuole insinuare? Che le stia nascondendo la verità? Vuole stare zitto per una volta. Harry, lascialo stare, lo vedi, non ci riesce. Signorina Southern, dovrà venire con noi in questura. E perché mai? Vuol dire che è in arresto, è questo che vuol dire? D'accordo, portatela pure in questura se volete, tanto non vi dirà niente di più di quello che vi ha detto finora. Vuole bere qualcosa? Le va un caffè? Sì, grazie. Harry, se non ti dispiace. Lily? Sì? Si può avere un caffè? Mm-hmm. Beh, come procede? A rilento, non parla. Non può parlare o non vuole? Non può, non vuole. Tutto sommato è lo stesso. Ecco a lei. Prego. Grazie. Le consiglio di berlo ora. Scusi. Niente di grave, capita a tutti. La ditta che dava lavoro a lei e alla signora Simca adesso non esiste più. No. Ma questa ditta di che cosa si occupava? Era una fabbrica di prodotti chimici. In particolare quali? Ma andavano dai colori alle vernici fino ai concimi. Ah. E poi, se non sbaglio, è stata chiusa. Già. Il padrone è morto un anno fa. E il fratello, che di chimica non se ne intende, ha preferito chiudere. C'era da rinnovare tutto e lui non se l'è sentita. Da quanto tempo è stata chiusa la fabbrica? Da 6 mesi. Ma il suo rapporto con la signora Simca è continuato. Beh, abbiamo continuato a vederci. Può andare, grazie. Lei ci nasconde qualcosa. E questo è un grave errore. Le consiglio di rifletterci bene. Se dovesse cambiare idea, mi telefoni al più presto. Posso rispondere alla domanda che lei non osa farmi. Non ha detto niente. Che cosa doveva dire? Possiamo andare? Sì, potete andare. Per
perché non l'hai messa alle strette? Avrei anche potuto, ma non credo che sarebbe servito a qualcosa. Questi due sono diversi dalla gente con cui di solito abbiamo a che fare. Questo è vero, però mentono come gli altri. Oh, adesso non esageriamo, non è che mentono, è solo che non dicono la verità. Senti, facciamo una gara. Che gara? Facciamo chi fa la curva più stretta. Prima tu. Ecco, guarda, hai visto? Ora tocca a te. Ai. Non sei capace, non sei capace. Visto che non sei capace, sei caduto, sei caduto. Vorrei vedere te al posto. Devono essere i nipotini. Sei caduto. Salve, ragazzi. Ciao. Come va? Ciao. Ma quelli chi sono? Vi ho visti arrivare. E allora, Gertrude, puoi venire un momento? I signori sono della polizia criminale, mia madre. Buongiorno, signora. Buongiorno. Simca. Sta attenta a non far entrare i ragazzi. Sì, sì. Prego, accomodate. Bambini, statemi bene a sentire. Non dovete entrare in casa, capito? Toglietevi il cappotto. Non è il caso. Prego, seguitemi. Vi posso offrire qualcosa? No, grazie. Non so, qualcosa da bere, una birra. No, non si disturbi, signor Simca. Prego, sedetevi. Grazie. Oggi qui è tutto scombinato. Mia moglie non è ancora riuscita a fare la spesa. Non abbiamo neanche pranzato. Chi se l'aspettava una cosa simile? Naturalmente ai bambini non gliel'ho ancora detto. Neanche lo capirebbero. Io stesso non so darmi una spiegazione. Ah, gli stavo dicendo di quanto ci abbia sconvolti e sorpresi questa terribile disgrazia. Avete accertato le cause della morte? No, ancora no. Non ne sappiamo ancora niente. Signor Simca, credo che lei ricorderà che stamattina le avevo chiesto se conosceva Helga Sodern. Sì, sì, lo ricordo. Infatti, dopo mi sono chiesto perché avesse fatto quel nome. Non ci vedo alcun rapporto. Helga Sodern ieri sera mi ha chiamato al telefono per chiedermi aiuto. Per chiederle aiuto? Sì, diceva che qualcuno voleva ucciderla. Dice davvero? Naturalmente noi siamo corsi subito da lei, ma non c'era niente. Non era successo niente. Un certo signor Hassler ci ha aperto la porta e lui... lo conosce? Hassler? Sì, sì, certo, lo conosciamo. È l'amico di Helga Sodern. Già. Secondo il signor Hassler, praticamente... Questa incombente minaccia avvertita da quella ragazza non era che un'allucinazione. Non so quanto lei conosca la signorina Sodern, ma a noi sembra una persona piuttosto paurosa. E se è vero che ha molta immaginazione, è probabile che tenda ad esagerare. Che ne pensa? Ha fatto il suo ritratto. Ricordi com'era impressionabile? Altro che immaginazione la sua. Sì, sì, è proprio così. Voi ci vedete un qualche nesso fra ciò che ha raccontato Helga Sodern e la morte di mia madre? Sì, beh, visto che si conoscevano. Anzi, erano intime amiche. Le pare sbagliato? No, no. Ma come, Ludwig? Come fai a dire una cosa simile? Mia suocera e la signorina Sodern non avevano più nessun rapporto da circa 6 mesi. Insomma, quasi nessuno. Beh, questo è vero. Lavoravano insieme in una ditta che però ora non c'è più. Erano disoccupate da allora. Mm-hmm. E anche lei è disoccupato, se non sbaglio. Sì, vede, anch'io lavoravo lì, finché non hanno chiuso. Per quale motivo hanno chiuso la fabbrica? Beh, gli impianti tecnici erano un po' antiquati. Dopo la morte del proprietario, nessuno se n'è preso cura. E come mai l'azienda non è passata in altre mani? Ma non ha sentito mio marito. Non poteva essere venduta. Valeva quanto un ferro vecchio. Sì, è stato tutto smantellato. Ci ho lavorato ancora un po', ho dato anch'io una mano. Il proprietario chi era? Johannes Targar. Aveva un fratello, Bertold, il quale, sa, fa l'editore, perciò non... Mm-hmm. Ad ogni modo, signor Simca, mi dia il suo indirizzo, per favore. Sì, ma che cosa ci va a fare? È uno studioso, non può esserle utile. Può darsi, però mi dica dove si trova questa fabbrica.
Perché sei voluto venire? Guarda che desolazione. Già. Mi interessava vedere dove hanno lavorato, dove hanno vissuto queste persone. Helga Södern e la signora Simka hanno lavorato qui, e allora? Sì, e come hai sentito, anche suo figlio. Già. Andiamo a dare un'occhiata. Come vuoi. Accidenti, che freddo. Andiamo laggiù, Harry. Ma lei, voi, dove andate? Qui non si può entrare. Prima di tutto, buongiorno. Polizia criminale. Eccomi, perché? Polizia criminale. Ma cosa volete da me? Ci dica il suo nome e che cosa fa qui. Mi chiamo Hope. Prima ero capo officina qui. Ora sto facendo un po' d'ordine. Allora, perché siete venuti qui? Vi stavate cercando? No, non cercavamo lei. Conosceva Maria Simka? Certo. Era la nostra capo contabile. È stata uccisa questa notte. Vuole scherzare? Come è uccisa? Due persone che conosceva sono andate a trovarla e poi l'hanno strangolata. Cosa volete sapere? Conosce anche Helga Södern? Certo, faceva la segretaria qui da noi. Noi abbiamo buone ragioni di sospettare che qualcuno volesse togliere di mezzo anche la signorina Södern. Beh, che vi devo dire? So soltanto che mi sembra una storia così... Sei così impossibile. Immagino che lei conosca bene questo posto e che possa darmi un'informazione. Perciò mi dica, che genere di rapporto c'era tra Maria Simka ed Helga Södern? Non ci crederete, ma... Mi avete fatto prendere un accidente. Siete entrati qui all'improvviso e... Polizia criminale. Un altro po' ci rimanevo secco. Forse è meglio andare di sopra nei vecchi uffici. Qui sotto si muore di freddo. Sì, è vero, si gela. Ecco, signori, questo era il mio ufficio. Ogni volta che entro qui mi si spezza il cuore. Vedete, per più di 20 anni questa è stata la mia casa, o meglio, la mia seconda casa. Ah, già. Ah, lei però mi aveva chiesto... Le avevo chiesto se sapeva dirmi che tipo di relazione c'era tra Maria Simka ed Helga Södern. Che vuole che le dica? Io so solo che lavoravano insieme, erano sedute alla scrivania una di fronte all'altra. Immagino, sì, che andassero piuttosto d'accordo, ma nient'altro. Perché lei pensava a qualcos'altro? Al movente dell'omicidio. Sì, deve essere unico per le due donne. Ma che mi parla a fare di questo omicidio? Che cosa posso saperne io? Io non... Non ci capisco niente, no, no. Niente di niente. Così lei era capo officina? Capo officina facente funzione di capo reparto, sì. Se vogliamo essere precisi, signore. Dal punto di vista tecnico era un'azienda sorpassata ormai. Il principale
Dio l'abbia in gloria, il principale neanche un marco ci voleva investire. Era un personaggio all'antica. Pensava, se per 50 anni siamo andati avanti così, vuol dire che non è poi tanto male. E così, dopo la chiusura, quando ho cercato un lavoro, in altre ditte mi hanno giudicato addirittura superato. Signor Hoppe, la sua reazione quando le ho detto che Maria Simca era morta è stata, a dir poco, laconica. Laconica? Sì. Considerando che ha lavorato per 20 anni con quella donna. Era già al corrente della sua morte? No! No, non ne sapevo niente io. Beh, insomma, che diavolo dovevo fare? Spiegatemelo, volevate che mi mettessi a piangere, forse? Io ho già tante preoccupazioni. Sono sicuro che ci nascondono tutti qualcosa. Hoppe sapeva già che era morta. Forse, ma può averlo saputo da Ludwig Simca. Sì, ma allora perché non l'ha detto? Perché ha fatto finta di niente? Chi cercate? Buongiorno. Buongiorno. Volevamo parlare con il signor Starger. Con me o con mio padre? Con suo padre. Noi siamo della polizia criminale. Ah. È in casa, ma dovete suonare a lungo, è un po' sordo. Ah no, aspettate. Vi do le chiavi. A destra, entrando, c'è il suo ufficio. Grazie. Grazie mille. C'è nessuno? Signor Stargar! Il signor Stargar? Sì. Come avete fatto ad entrare? Ecco, suo figlio ci ha dato le chiavi. Non avete neanche suonato? Sì, 2 volte e a lungo. Oh, scusate, non ho proprio sentito. Voi chi siete, per favore? Il signor Klein, io mi chiamo Derrick. Noi siamo della polizia criminale. Vorrei farle alcune domande, signor Starger. Ah. Naturalmente, se questo non la disturba. Se le dicessi che non mi disturba affatto, le direi una bugia. Vede, stavo leggendo un manoscritto assai coinvolgente. Vi interessa forse qualche mio libro? No, si tratta della fabbrica di suo fratello. Oh, ma di quella si occupa mio figlio. Perché vedete, io e la chimica non andiamo d'accordo. Sono negato per le scienze naturali. È un universo estraneo alla mia sensibilità. Stavate dicendo? C'è stato un omicidio e la vittima è un ex dipendente di suo fratello. Che cosa sta dicendo? Sì, ma come sarebbe a dire? Non capisco. Un omicidio. L'omicidio della signora Maria Simca. Simca? Simca. Questo nome l'ho già sentito, se non sbaglio. Oh! Fred, arrivi al momento giusto. Qui mi stanno ponendo delle domande alle quali non so rispondere. Vedi, pare che ci sia stato un omicidio. Di un po', conosciamo una certa signora Simca. Sì, è un ex dipendente della fabbrica. Ma perché la signora Simca, cioè la nostra signora Simca, è stata uccisa? Sì, ieri sera. Incredibile. Ma chi ha potuto farlo? E perché? Per quale motivo? Una donna della sua età. Te la ricorderai, papà, è venuta spesso con gli altri impiegati. Si è perfino interessata ai tuoi libri. Ma santo Dio, me la ricorderei. Nessuno degli impiegati di mio fratello si è mai interessato ai miei libri. Ma sì, ti dico di sì, papà. Ma com'è successo, scusi?
Ecco, qualcuno l'ha strangolata un po' prima di mezzanotte in casa sua. Volevano derubarla? Ma è ridicolo. E che cosa potevano portarle via? Non aveva niente, o quasi niente. Era capo contabile, papà, una grande lavoratrice. Guadagnava abbastanza, ma non da accumulare grandi fortune. Scusatemi, avete già un'idea di chi sia il colpevole, del motivo che l'ha spinto a uccidere? A uccidere quella povera donna? No. E lei? Io? E pensa che io possa saperlo? Sì. Perché è possibile che il movente dell'omicidio abbia a che fare con il lavoro che la signora Simca aveva svolto. Ma che state dicendo adesso? Io non ci capisco un H. Papà, non hai sentito? È stata uccisa una nostra vecchia impiegata e la polizia sospetta un movente legato al lavoro della signora Simca. E a che cosa pensate voi? Senti, c'entriamo qualcosa noi con l'omicidio? Ah, non so cosa abbia in mente la polizia, papà. È quello che stavo chiedendo. Dai almeno il tempo di rispondere. Secondo lei, il movente dell'omicidio può essere in relazione con il posto che la vittima occupava nella ditta di suo zio? Ma la ditta non esiste più. C'è rimasto un vecchio capannone e dei locali vuoti. L'abbiamo visto. Ah, ci siete stati? Allora avrete constatato che è solo un mucchio di rotami. Ma insomma, cosa state dicendo? Io continuo a non capirci niente. Va tutto bene, papà, è tutto chiaro. Si è chiarita ogni cosa. Anche lei ha lavorato nell'azienda di suo zio? Io? Io no, affatto. Anche se da bambino mio zio mi portava spesso in fabbrica per farmi interessare alla chimica. Ma vedete, di tutte quelle visite mi è rimasto solamente un ricordo. E cioè che... insomma, come dire, che la chimica puzza. Lei è un esteta? Sì, sì, ha proprio ragione. Ma l'essere esteti non basta per vivere. Di che vive lei? Qual è la sua professione? Non ho ancora deciso cosa fare. Diamine, c'è da farle i complimenti. Sa, mio zio non era un grande capitano d'industria. Non ha lasciato un granché, a parte quel vasto terreno sul quale si trova la fabbrica. E quello vale moltissimo. E infatti ora ne stiamo trattando la vendita. E aspetta di venderlo per decidere la professione. E poi vivere di rendita. Questa è buona, molto buona. C'è il padre alla finestra. Sì, l'ho visto. È un tipo curioso. E il figlio te lo raccomando. Sono al bancone. Come fai a discutere di una cosa che... Helga, c'è di nuovo la polizia. Buonasera. Salve. Salve. Vi fanno uscire la sera? Venite spesso qui? Non vi ci avevo mai visto. Buonasera, signorina. Buonasera. Volevamo passare a casa sua. Il suo dirimpettaio ci ha detto che forse eravate venuti in questo locale. Sì, qui succede sempre qualcosa. Come mai ci stavate cercando? Volevamo vedere se stavate lì. E in particolare se le era passata la paura. Sì, ora la paura le è passata. Paura? Chi aveva paura? Sai, ieri sera Helga era terrorizzata, senza alcun motivo. Ha chiamato la polizia addirittura. Una pura follia. Ma ora è di nuovo tutto a posto, eh? Helga si è comprata una macchina nuova. L'ha comprata da lui. Stavamo brindando. Ci fate compagnia? Portaci altri due bicchieri. Ha detto che si è comprata un'automobile? Ve l'ho detto solo per farvi capire che è tornato tutto alla normalità. Sì, sì, lo credo, sì. Scusi, la possiamo vedere? Sicuro. Andiamo. È quella? Sì. Ma è magnifica. Complimenti. Sì, è proprio bella. Nuova, eh? Posso vedere l'interno?
Come no, faccia pure. Grazie. Quanti chilometri ha fatto? Soltanto 150, ma è nuova di zecca. Come mai lei ha la passione per le auto sportive? È evidente. Le sembra evidente? Non mi pare che la ragazza abbia un'aria così entusiasta. L'ha già pagata? Pagata? Questo non dovrebbe interessarle. Mi interessa e come, visto che è disoccupata. Beh, la ditta le pagherà una... una specie di premio. Qualcosa come una liquidazione, diciamo. E come mai? Sapevo che era fallita. Sì, ma stanno vendendo il terreno. Ah, già, è vero, c'è il terreno. E quello vale parecchi milioni di marchi. Ha detto Angerberg 6? Sì. La casa è di sua proprietà? Sì. Qui è la polizia criminale. Sì, mi dica. Mi lasci il suo indirizzo. Sì. Il referto dell'autopsia. Che c'è scritto? C'è scritto che Maria Simke è morta d'infarto. Non si tratta più di un omicidio. Questo lo deciderà il giudice. È stata aggredita e poi soffocata, è sicuro. È questo che le ha provocato l'infarto. Io la vedo così. Buongiorno. Buongiorno. Voi? Sì, dobbiamo disturbarla ancora. Prego, accomodatevi. Chi è Ludwig? Buongiorno, signora Simke. Si tratta di sua madre. Abbiamo ricevuto il referto dell'autopsia. Dunque, ciò che ha causato la morte è stato un infarto. Ah. Che ti avevo detto, Ludwig? Il cuore. È stato il cuore, hai visto? Avete fatto bene a venircelo a dire. Ma non hai sentito? Sì, che ho sentito, sì. Vedete, in un certo senso, questo ci consola un pochino. Non è vero, Ludwig? Mm. La gente non potrà più dire che è stata ammazzata. Già. Volete costruire? Ah, sì. Stavamo pensando di ampliare la casa. I bambini crescono e... ci stiamo sempre più stretti. Ci serve un po' più di spazio. Sì, la capisco, ma vi verrà a costare un occhio della testa. Ah. E per di più con suo marito disoccupato. Ma avrà una liquidazione. Se l'è più che meritata. La ditta gliela deve dopo tanti anni di lavoro. E i soldi li hanno. Sì, sì, ho sentito. Lo so, stanno vendendo il terreno. E ha idea di quanto possa valere? Siamo andati a vederlo, signora Simke. Ci siete andati? Sì. E lì abbiamo incontrato un suo vecchio collega di lavoro, l'ex capo officina. Ah, Hoppe. Sì, il signor Hoppe. E che cosa ci faceva? Lo sai che stanno sistemando? E sapete anche se il terreno è già stato venduto? Sarà venduto al più presto. L'acquisterà il comune. Mi dica, quanti dipendenti aveva la ditta? Beh, circa 120. E tutti riceveranno una liquidazione? No, non credo. E chi la riceverà? Una di queste persone è Helga Söderlund. Che si è appena comprata un'automobile. Poi sicuramente lei, che la spenderà per ampliare la casa, quindi non è una cifra piccola. A quanto ammonta? Di preciso non lo so. Poco non può essere a giudicare dai vostri progetti. Temo che mia moglie si faccia un po' troppe illusioni. La liquidazione verrà pagata anche al signor Hoppe? Sì, anche lui. E a chi altri? Non lo so. Credo a nessun altro. E a sua madre? Sarebbe spettata anche a sua madre? Anche lei, certo. 120 persone. E soltanto 4 ricevono una liquidazione tale da permettergli di acquistare un'auto o di ampliare la casa. Già, solo 4. Una segretaria, una ragioniera, un magazziniere e un capo officina.
siamo noi che rischiamo. E questo è il nome. E parla bene. Ancora voi, che volete? Sta facendo un po' d'ordine? Buongiorno. Ah, c'è anche lei, signor Hassler. Sì, ci sono anch'io. Scusate, avete letto il cartello? Sopra c'è scritto vietato l'accesso. Per quale motivo? Il motivo è che l'edificio è pericolante. Potremmo avere dei problemi se vi capitasse qualcosa. Che volete? Vogliamo parlare con il signor Hoppe. E non gli avete già parlato ieri? Che vuole? Viene sempre in luce qualche nuovo elemento. Ah, e cioè? Avrà anche lei la liquidazione? Già, ha indovinato. Ma perché me lo chiede? Cosa le importa di un compenso destinato a degli ex dipendenti? La cifra. E chi riceverà il compenso? Lei versa a quattro persone importi molto alti. Anzi, mi scusi, ho sbagliato, sono solo tre ora. La signora Simca, che era la quarta, ormai è fuori da quel conto. Senta, mi aiuti a capire... Le confesso che non riesco a seguirla. D'accordo, d'accordo. Allora le parlerò molto chiaramente. Per quale ragione elargisce tutto questo denaro? Beh, è un premio fedeltà. Ad una segretaria? A un magazziniere? E a un capo officina? Sì, e perché no? Lo sa che le dico? Questa sua domanda è un vero insulto per me. Ho passato una vita qui sgobbando come un negro dalla mattina alla sera. Vuole mettere in dubbio le mie capacità... Oppure i diritti che mi sono conquistato, sappia che non glielo permetterò mai. Non mi importa niente di chi lei sia, poliziotto o chiunque altro. Signor Hoppe, non avevo alcuna intenzione di offenderla. Intanto sta cercando di contestare i miei diritti. Adesso chiuda quella bocca. Lei invece che cosa ci fa da queste parti? Rappresenta gli interessi della sua amica, vero? Che non ha passato una vita qui dentro e ciò nonostante si prenderà il premio anche lei. Sì, ma Helga aveva una posizione di fiducia qui. Ah, sì? E scusi, ce l'ha ancora? Già, ancora. E noi vogliamo sdebitarci per questo. Ah, signor Simca. Perché non entra? Cosa le è successo? Perché è venuto qui? Cosa ha intenzione di fare? Lo sa a chi è stato venduto il terreno? Sì, sì, l'ho sentito. L'aveva detto sua moglie, al comune. E sa che cosa vuole farci il comune? Qui dovrà sorgere una scuola. Qui dove stiamo adesso.
domani ci sarà una scuola. Qui studieranno e giocheranno i bambini. Mia madre diceva, non si deve, non ci si può fare una scuola no. E poi mi ha domandato se avrei portato i miei figli in questa scuola. E ho detto che no, io non l'avrei fatto. E lei ha aggiunto, e vuoi che i figli degli altri vengano a studiare in questo posto? Che c'è che non va in questo terreno? Anziché portare i residui tossici nei luoghi appositi, sono state falsificate le bollette di scarico. Li abbiamo interrati qui, in questo campo. Per questo non è giusto vendere il terreno. Fra pochi anni tutta quest'area sarà inquinata. Non si può affatto parlare di pericolo per la salute. Il vostro allarmismo bello e buono. Questo è un terreno completamente sano e utilizzabile e potrà essere venduto ed edificato in qualsiasi momento. Come fa ad esserne sicuro? Lei non è un chimico. Allora lo faccio esaminare. Scavate, tirate fuori i bidoni, su. Si possono anche portare via se ce n'è bisogno, ma non è necessario e gli esperti lo confermeranno. Forse lei è un esperto. Che esperto esperto? Sono solo un uomo pratico io. Come potete vedere, sono ancora vivo e vegeto. E ho sempre avuto a che fare con quella roba che abbiamo sepolto in fabbrica. Per noi si tratta di scoprire chi di loro è colpevole della morte della signora Simca. Lo scopriremo presto, grazie a Helga Södern. Lei sa chi era che la seguiva. Ed ora non ha più motivo di nascondercelo. Willy, fra 10 minuti tu vai di là e li lasci andare. Cosa hai in mente? Quei 3 là dentro ora hanno una sola cosa da temere. Helga Södern. Sì, chi è? Sono io, apri. Senti, ho portato anche loro. Non ti spaventare, non hai più niente da temere. Ora dobbiamo soltanto comportarci tutti come stabilito, capito? Anche lei. Soprattutto lei. Possiamo entrare? Ma che è successo? La polizia ha scoperto la storia del terreno. Ecco che è successo. Vieni. Ora si tratta di Maria Simca. Stia a sentire. Lei sa che la sua morte non è dovuta a un omicidio. Hoppe è stato un po' troppo irascibile, forse. Beh. Ma quella lì non voleva cedere. Non voleva proprio ascoltare. Adesso verrà di nuovo la polizia per chiederti chi era che ti seguiva. Lei deve tenere duro. Non ne sa niente. Sono stato chiaro? Sui soldi possiamo metterci una pietra sopra. Ma non devono accusarci anche di omicidio. Non possono accusare noi. L'assassino è solo lei. Non ti azzardare a ripeterlo. Ti faccio vedere io. Fermo! Lasciatemi! Fermo.